Bentornati su Trin Famiglia, io sono Enrico e oggi parliamo del robot aspirapolvere che è un prodotto fondamentale per la pulizia della casa con bambini. Avere un robot aspirapolvere se siete una famiglia con bambini è a mio avviso fondamentale perché vi permetterà di delegare a lui la pulizia quotidiana dei pavimenti in modo tale da tenere sempre igienizzata la vostra casa quando uscite per andare a lavoro. Ora vi spiego come funziona il robot e per quale motivo è fondamentale averlo a disposizione. Nella parte alta troviamo i classici tasti per il controllo fisico con pulizia zona, accensione, spegnimento e partenza e ritorno a casa. Torretta LiDAR nella parte superiore per la navigazione all'interno della casa. Qua sotto invece troviamo il serbatoio della polvere che, come vedremo tra poco, non sarà necessario andarlo a svuotare perché ci penserà proprio la basetta ad andare a svuotare il tutto. Nella parte bassa troviamo il vero punto di forza di questo robot aspirapolvere. Ovviamente abbiamo i sensori per evitarlo di farlo cadere dalle scale, ruota nella parte superiore. Due ruote cingolate che permetteranno al robot di salire veramente su qualsiasi superficie. Qui abbiamo la spazzolina che convoglia tutta la polvere al centro, dove è presente una spazzola in silicone che non farà aggrovigliare i capelli. Ma il vero cuore di questo robot è la parte bassa. Sono infatti due mop rotanti a 180 giri al minuto. Come vedete, si rimuovono molto facilmente perché l'attacco è calamitato, mentre l'attacco del mop alla superficie in plastica viene tramite il velcro. Infatti questi mop potremo poi decidere di andarli a pulire saltuariamente in lavatrice, perché tutti i giorni invece ci penserà proprio la basetta ad andare a pulire e a asciugare i mop in modo tale da lasciarli sempre pronti per il prossimo lavaggio. Nella scelta di un robot aspirapolvere, scegliere un modello con la basetta, come in questo caso, è fondamentale. Nella parte frontale, questa con il frontalino argento, andiamo a posizionare il sacchetto per aspirare la polvere una volta che il robot ha finito di effettuare la pulizia. Mentre invece, aprendo lo sportello superiore, abbiamo i due serbatoi, quello dell'acqua pulita e quello dell'acqua sporca. Questi due serbatoi servono appunto per effettuare il lavoro di pulizia dei mop e per effettuare la pulizia della casa. Una caratteristica ancora più interessante di questo L10S Ultra è la possibilità di inserire, oltre a questi due serbatoi, anche un serbatoio di detersivo che andremo a posizionare proprio in mezzo alle due taniche, nello slot dedicato, che ci permetterà di andare a pulire i pavimenti di casa e a pulire i mop con appunto un detersivo non schiumogeno che andrà a sanificare ancora meglio le superfici. Tramite l'applicazione è possibile andare a configurare il robot in modo tale che ritorni alla base ogni tot metri quadri di casa puliti e vada così a pulire i mop, per ritornare poi a effettuare la pulizia della casa con i panni puliti. Una volta posizionato il robot, il primo passaggio che dobbiamo andare a fare è quello di fare la mappatura della casa. Con la torretta LiDAR e la telecamera vado a mappare ogni angolo della nostra abitazione. Tramite l'applicazione posso scegliere come effettuare la pulizia, ad esempio vado in seleziona stanza, seleziono solamente il soggiorno. Posso decidere la frequenza di pulizia, quindi potrò andare a moltiplicare per 1, per 2, per 3, quindi fa 1, 2 o 3 passaggi, e poi posso andare a scegliere la modalità di pulizia. Questa è sicuramente una cosa interessante perché se andiamo ad esempio a pulire tutta la casa, possiamo scegliere stanza per stanza come effettuare la modalità di pulizia. Ad esempio possiamo effettuare solamente aspirazione, solamente lavaggio o aspirazione e lavaggio insieme. Se andiamo poi a vedere le altre impostazioni, possiamo andare a scegliere, ad esempio, per le impostazioni di aspirazione, modalità silenziosa, standard, alta potenza o turbo, mentre invece per quanto riguarda il lavaggio, umidità del panno leggermente asciutto, umido o bagnato. In questo modo possiamo quindi andare a rendere personalizzate le pulizie delle varie stanze in base al tipo di pavimento e al tipo di sporco che magari troviamo in quella stanza. Volendo poi tramite applicazione possiamo scegliere anche di pulire tutto o di pulire solo una determinata zona che potremo andare a definire noi con la mappa e con questo rettangolo che, come vedete, appunto può essere modificato. Una volta quindi che ho stabilito che voglio ad esempio aspirare la stanza in cui ci troviamo, vado a dare play dall'applicazione. Il nostro robot inizierà a uscire fuori dalla base e inizierà la sua pulizia. Come vedete, nella parte posteriore i mop sono alzati 7 mm dal terreno,
solo in caso poi di pulizia con l'acqua andrà ad abbassarli. Un'altra caratteristica di questo robot è che prima effettua la pulizia dei bordi della stanza e poi effettua la pulizia della parte interna. Mentre invece se abbiamo dei tappeti possiamo decidere sempre tramite applicazione di farglieli saltare, di farglieli pulire e nel caso in cui appunto andiamo a utilizzare i mop di fargli alzare i mop in modo tale da non andarli a bagnare. Durante la pulizia è possibile seguire in modalità live la posizione del robot mentre sta effettuando la pulizia della stanza. Come avete visto, le funzioni di pulizia di questo robot aspirapolvere sono veramente incredibili, sia per quanto riguarda l'aspirazione, sia per quanto riguarda la pulizia coi mop, ma soprattutto per quanto riguarda anche la programmazione che possiamo fare direttamente tramite applicazione. Con un robot di questo tipo in pratica sarà lui a occuparsi della pulizia dei pavimenti della vostra casa. Con un bambino piccolo è a mio avviso fondamentale per avere sempre i pavimenti igienizzati e lasciarlo libero di giocare per terra su un pavimento pulito. Se volete qualsiasi informazione potete lasciare un commento qua sotto, rispondo sempre a tutti. In descrizione trovate il link al prodotto che avete visto in questo video, sono diversi i modelli ma questo a mio avviso è quello più indicato per le esigenze di una famiglia con bambini. Per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao da Enrico!